Il mercoledì del return match di Coppa Sicilia, gara del primo turno. Si parte dal 2-2 dell'andata, campo Mastroieni di Sant'Alessio Siculo. Polisportiva Sant'Alessio ed RSC riposto per il Sant'Alessio. Panarello Crupi settimo, Tamà Bertuccelli Fimognari, Marco Scivolone, Gianluca Scivolone, Basile Saglimbeni, Di Martino. Per la RSC Cisterna tra i pali, Papa e Davide Messina sono gli esterni di difesa. D'Angelo centrale insieme a Fabio Salemi alla prima presenza in maglia biancazzurra. Centrocampo a tre con Mangano, Antonio Messina e Nicotra. Di punta Cartellone, Maurizio Catania e Dumitrascu. Tecnico Graziano Sapienza, il collega opposto. E Giovanni Ruggeri, l'arbitro Mirko Currose, signore di Messina. C'è la rimessa di Papa. Il presidente non mi ha voluto mandare. Nicotra prova il lancio. Capisce tutto Bertuccelli, allora Mangano, Messina. Davide Messina adesso ha spazio per poter affondare sulla sinistra, il lancio dalle parti di Maurizio Catania, il controllo con il destro, Maurizio Catania prova la conclusione, a terra, poi sfugge il pallone a Saglimbeni e il Sant'Alessio qui rischia grosso, sarà calcio d'angolo. Cartellone, controllo con il destro, ha una guardia montata su di lui, allora preferisce far giocare il pallone dalle parti di Papa, salta Catania, respinge a Sant'Alessio, Dumitrascu pronto a esplodere il destro, la conclusione finisce alta di poco sopra la traversa. Antonio Messina va verso il limite con questo lancio, prova a saltare Nicotra che viene spintolato, ci sono delle proteste, si prosegue, dice l'arbitro Currò di Messina. Episodio da Moviola. Messina, calcio di punizione con il sinistro, il tocco al limite del rigore per Salemi, indietro dalle parti di Mangano, c'è un muro e poi c'è un fallo di mani. Questa punizione che sta per essere battuta da Antonio Messina, proverà il destro a giro, la barriera è abbastanza nutrita del Sant'Alessio, sono almeno in quattro, vicino a lui ci sono Catania e Nicotra. Calcio di punizione con Messina che va alla battuta ed il pallone in rete, Antonio Messina, il destro liftato all'incrocio, incrocio basso ed è 1-0 il vantaggio dell'RSC al 37esimo minuto. Va ad abbracciare i compagni, va a ricevere anche l'abbraccio dei sostenitori che sono giunti qui a Sant'Alessio per questa trasferta di metà settimana. Applausi anche dalla panchina e dalle parti di Graziano Sapienza. Disamina, comunque, calcio di punizione per la RSC con Antonio Messina al minuto 42, 3 sul cronometro più recupero, batte Antonio Messina, vede Maurizio Catania all'interno del rigore, giù Catania, calcio di rigore, atterramento nettissimo al 42esimo, calcio di rigore per la RSC. Dumitrascu dagli 11 metri e la palla in rete, il raddoppio dell'RSC al 42esimo. Marius Dumitrascu festeggia così il suo quarto gol in stagione, uno l'aveva fatto all'andata con il Sant'Alessio, due calci di rigore contro la Real Sud alla prima di campionato, adesso il calcio di rigore che vale il 2-0 di punizione con Scivolone alla battuta, soluzione corta dalle parti di Settimo che ha tentato la girata ma non c'è più tempo, finisce qui il primo tempo, Sant'Alessio 0 RSC 2. Doppia sostituzione nelle file dell'RSC, fuori D'Angelo e Cartellone, dentro Varrica e Sciuto dopo 6 minuti della ripresa. Antonio Messina con il destro, pallone a rientrare, c'è un buco all'interno dell'area di rigore e poi arriva Dumitrascu a piazzare la zampata per il 3-0 della RSC sul calcio d'angolo di Messina. La palla aveva viaggiato pericolosamente, poi è finita sull'altro palo dove Dumitrascu, pronto, appostato, l'ha messa dentro, sotto la traversa. Sant'Alessio 0, RSC 3. Cambio RSC, dentro Bonomo, fuori Luca Mangano. Scivolone che va alla battuta di questo calcio di punizione ed è traversa piena per il Sant'Alessio. Altro cambio RSC. Triolo, campo con la maglia numero 14, fuori Antonio Messina. Lascia Maurizio Catania, dentro Pietro Pappalardo. Sciuto. Attenzione al contropiede della RSC, Dumitrascu si invola verso la porta, pallone in mezzo, Varrica!
E Cristian Varrica fa il poker, 4-0 al quarantesimo per la RSC. Finisce qui RSC che sbanca Sant'Alessio, 4-0 il risultato. Qualificazione al secondo turno di Coppa Sicilia. E adesso RSC riposto, Adrano, domenica alla Luigi Averna. Continuerà il campionato con la terza giornata, prima categoria, girone. La vostra determinazione ha pagato e il 4-0 diciamo, lascia poche discussioni. Sì, in settimana abbiamo lavorato bene col mister per preparare la partita al migliore dei modi. L'abbiamo riportato in campo bene e adesso pensiamo al prossimo turno e soprattutto domenica al campionato. Sì, domenica ci sarà l'Adrano che ha cambiato allenatore, che ha subito due sconfitte, degli avversari che hanno zero punti, però non bisogna mai fidarsi. No, no, in queste categorie basta un po' di grinta, le partite sono tutte difficili, non bisogna guardare l'avversario, guardiamo a noi stessi, siamo padroni del nostro destino e scenderemo in campo sempre per vincere. In questi campi tutte le partite sono difficili, basta un episodio, basta un'occasione, quindi bisogna restare sempre concentrati, dare il massimo per mettere in difficoltà anche il mister. Fino adesso ci stiamo riuscendo abbastanza bene. Senti, il Tour de Force è iniziato oggi, dopo che voi, diciamo, forzatamente siete stati costretti a rinviare la partita con il riposo e il derby. Oggi, poi domenica l'Adrano e poi mercoledì l'Astra Cittadina. Prima pensiamo all'Adrano, pensiamo a vincere, vincere aiuta a vincere, si dice. Quindi prima pensiamo a domenica e poi pensiamo al derby.